Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Tocad Steba Biotech sa ultimo aggiornamento. 30 settembre 2022. Cos'è Tocad? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Tocad durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Tocad? Tocad è un farmaco a base del principio attivo padeliporfina, appartenente alla categoria degli antineoplastici e nello specifico sensibilizzatori usati nella terapia fotodinamica barra radiante. È commercializzato in Italia dall'azienda Steba Biotech SA. Tocad può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare. Steba Biotech SA, ricetta. OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe. H. Principio attivo. Padeliporfina, gruppo terapeutico. Antineoplastici, forma farmaceutica. Polvere per soluzione, indicazioni. Tocad è indicato in monoterapia per pazienti adulti affetti da adenocarcinoma della prostata unilaterale, a basso rischio e non trattato precedentemente, con un'aspettativa di vita ai 10 anni e stadio clinico T1C o T2A. Punteggio Gleason di 6, sulla base di tecniche bioptiche ad alta risoluzione. PSA di 10 ng/mL. 3 prelievi bioptici positivi per tumore con una lunghezza massima del tumore pari a 5 mm in uno qualsiasi dei prelievi. 1, 2 prelievi positivi per tumore con interessamento tumorale e 50% in uno qualsiasi dei prelievi o una densità del PSA, PSA density, e 0,15 ng/mL/cm. 3. Posologia Tocad è limitato esclusivamente all'uso ospedaliero. Deve essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato per la procedura della terapia fotodinamica vascolare mirata, VTP. Posologia. La posologia raccomandata di Tocad è una dose singola di 3,66 ng/kg di padeliporfina. Tocad viene somministrato come parte della terapia VTP focale. La procedura VTP viene eseguita in anestesia totale previa preparazione rettale. A discrezione del medico, può essere prescritta una profilassi a base di antibiotici e di alfa-bloccanti. Un ulteriore trattamento dello stesso lobo o un trattamento sequenziale del lobo controlaterale della prostata non sono raccomandati, vedere paragrafo 4.4. Popolazioni speciali: compromissione epatica, non vi sono dati disponibili relativi ai pazienti con compromissione epatica. Nei pazienti con compromissione epatica si presume che l'esposizione a padeliporfina sia aumentata e barra o prolungata. Non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia. Tocad deve essere usato con prudenza nei pazienti con grave compromissione epatica. Tocad è controindicato nei pazienti cui è stata diagnosticata colestasi, vedere paragrafo 4.3. Compromissione renale, vi è una minima escrezione renale di Tocad, pertanto non è necessario alcun aggiustamento della dose nei pazienti con compromissione renale. Questo medicinale contiene potassio. Questo deve essere tenuto in considerazione, vedere paragrafo 4.4. Anziani, non è necessario alcun aggiustamento specifico delle dosi per questa popolazione, vedere paragrafo 5.2. Popolazione pediatrica, non esiste alcuna indicazione per un uso specifico di Tocad nella popolazione pediatrica per il trattamento del cancro prostatico localizzato a basso rischio. Modo di somministrazione: Tocad è per uso endovenoso. Per le istruzioni sulla ricostituzione di Tocad prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6. Illuminazione per la fotoattivazione di Tocad: la soluzione viene somministrata mediante iniezione endovenosa nell'arco di 10 minuti. Poi la prostata viene immediatamente illuminata per 22 minuti e 15 secondi da un fascio di luce laser a 753 mm emesso tramite fibre ottiche interstiziali provenienti da un dispositivo laser a una potenza di 150 mW/cm di fibra, in grado di erogare un'energia pari a 200 I/cm. All'inizio della procedura è necessario effettuare una pianificazione del posizionamento della fibra ottica utilizzando il software guida del trattamento.
Durante la procedura, il numero e la lunghezza delle fibre ottiche vengono selezionate a seconda della forma e della dimensione della prostata e le fibre ottiche vengono posizionate nella ghiandola prostatica tramite accesso transperineale sotto guida ecografica per ottenere un LDI, Light Density Index, e uno nel tessuto bersaglio. Il trattamento non deve essere avviato in pazienti in cui non si può ottenere un LDI1, vedere paragrafo 5.1. Controindicazioni ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Eventuali interventi prostatici precedenti in cui lo sfintere uretrale interno potrebbe essere stato danneggiato, tra cui la resezione transuretrale della prostata, TURP, per ipertrofia prostatica benigna. Trattamento precedente o in corso per cancro della prostata. Pazienti cui è stata diagnosticata colestasi. Peggioramento in corso di malattia infiammatoria intestinale a livello del retto, vedere paragrafo 4.4. Qualsiasi condizione medica che preclude la somministrazione di un anestetico generale o di procedure invasive. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Localizzazione del tumore. Prima di iniziare il trattamento, è necessario localizzare esattamente il tumore e confermarne la forma unilaterale mediante tecniche bioptiche ad alta risoluzione basate sulla migliore prassi esistente, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione trasportatori OATP1B1 e OATP1B3. Secondo studi in vitro, è improbabile che toccata concentrazioni terapeutiche inibisca gli enzimi del citocromo P450, ma potrebbe inibire i trasportatori OATP1B1 e OATP1B3. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere TOCAD durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere TOCAD durante la gravidanza e l'allattamento? Contraccezione. Se il paziente è sessualmente attivo con donne in età fertile, lui e barra o la partner dovranno usare un contraccettivo efficace per evitare una gravidanza per un periodo di 90, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. TOCAD non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Tuttavia, poiché la procedura prevede l'anestesia generale, i pazienti non devono svolgere attività complesse come guidare veicoli o usare macchinari fino a 24 ore dopo l'uso di un anestetico generale. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse segnalate con maggiore frequenza negli studi clinici di fase I e II sono state patologie urinarie e dell'apparato riproduttivo. Disuria, 25,1%, disfunzione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Vi sono limitate informazioni cliniche sul sovradosaggio di TOCAD. Soggetti sani sono stati esposti a dosi fino a 15 mg/kg di padeliporfina dipotassica, corrispondenti a 13,73 mg/kg di padeliporfina, senza fotoattivazione, e 23 pazienti sono stati trattati con 6 mg/kg di padeliporfina dipotassica, corrispondenti a 5,49 mg/kg di padeliporfina, senza problemi di sicurezza rilevanti. Tuttavia, è possibile un prolungamento della fotosensibilizzazione e devono essere mantenute le precauzioni contro l'esposizione alla luce per altre 24 ore, vedere paragrafo 4.4. Un sovradosaggio della luce laser può aumentare il rischio di necrosi extraprostatica indesiderata, vedere paragrafo 4.4. Proprietà farmacodinamiche. Gruppo farmacoterapeutico. Sensibilizzanti utilizzati in terapia fotodinamica e in radioterapia, codice ATC. L01XD07. Meccanismo d'azione. Padeliporfina è trattenuta all'interno del sistema vascolare. Quando attivata dalla luce laser ha una lunghezza. Proprietà farmacocinetiche. Le proprietà farmacocinetiche di TOCAD sono state esaminate in 42 soggetti sani umani di sesso maschile, senza fotoattivazione, e in 70 pazienti con cancro della prostata localizzato, dopo fotoattivazione. Distribuzione, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica e di tossicità a dosi ripetute. I test di genotossicità in vitro hanno elenco degli eccipienti manditolo e 421, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.